prezzo della benzina gonfiato nella fascia di confine vicino alla Svizzera. È la denuncia rilanciata a Milano in commissione attività produttive dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Erba. In vista dell'audizione dei rappresentanti di Assopetroli, Erba ha monitorato una dozzina di distributori. In città e nelle zone entro i 20 km dalla dogana, il prezzo di un litro di benzina è in media più elevato di 8 centesimi, dice Erba. La mia ricerca non poteva certo essere esaustiva, ma ho comunque presentato alcuni macrodati sui quali speravo di sentire commenti diversi. In effetti, aggiunge il consigliere pentastellato, la discrepanza è palese ed evidente, ma i rappresentanti di Assopetroli hanno parlato di piccole differenze legate a situazioni singole. Hanno pure fatto riferimento al costo del trasporto, ma è stato facile dimostrare che si tratta di un falso problema. Erba insiste sul fatto che siamo di fronte ad un'anomalia sistematica. In Alto Lago il prezzo alla pompa è più basso che a Como. Come si spiega? Il risultato di questo innalzamento ingiustificato dei prezzi è il parziale azzeramento dello sconto benzina, conclude il consigliere Comasco del Movimento 5 Stelle. Una posizione ribadita anche dal presidente della Commissione regionale Affari Produttivi, Gianmarco Senna, della Lega. Il problema puntualmente si ripresenta, dice, e fa sì che la tessera sconto non abbia poi tutto quel valore per cui è stata pensata. Abbiamo trovato un'intesa, anche con una rappresentanza di consumatori, per tenere sotto controllo i prezzi della benzina. Ogni qualvolta si registra qualche anomalia, scatta una segnalazione alla Commissione, subito girata da Assopetroli. In questo modo possono emergere situazioni particolari e le differenze di prezzi più marcate. Vediamo addirittura che nel Lecchese i prezzi sono più bassi che da noi con la carta sconto, aggiunge Angelo Orsenigo, consigliere regionale del PD. A questo punto è nostro dovere fare una verifica ad ampio raggio che ci dica come stanno davvero le cose.